Good evening, ladies and chamberlain. Oggi iniziamo un cammino nell'horror e quindi comportiamoci di conseguenza meno luce possibile e più cagotti possibile, perché oggi la vedo molto grigia da quel punto di vista. Oggi iniziamo somma, il volume forse è il caso di abbassarlo, così su due piedi. E ciao Mattia! Vediamo cosa ci aspetta. Io non l'ho praticamente. No, per cortesia. Ok, che sono un cagasotto, ma sicuro no. Ok. Io non so assolutamente nulla di questo gioco, proprio zero. Esatto, grazie per il supporto, Mattia. I rumori che sento non mi fanno stare tranquillo manco per il cazzo, ma ormai ci siete abituati. Vediamo quanti mesi ci vuole a caricarlo, più che altro perché ci sta mettendo una vita. Di già, non avevo ancora iniziato, stai già portando avanti, Mattia. Peggio di me allora. La realtà è ciò che si rifiuta di sparire anche quando smetti di credere, ciò che già con questa premessa proprio mi hai preso. I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's Mi fa David? davvero piacere Mattia, grazie mille. Why is there never enough time? For what? Christ. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. In cosa consiste non ne ho la più pallida idea, perché lo sto giocando proprio in blind. Lo voglio scoprire insieme a voi. Allora, sto parlando di un. Cartografia della mente. Roba non utile, allora. Ok, no. Sto cacchio di liquido non è qui. Un altro cassetto, sì. Ando con molta calma perché non ho idea Where did I put the tracer fluid? di come si possa evolvere questo gioco, quindi lo sto affrontando con relativa calma, almeno adesso che me lo permetterà, perché come succede in questi casi non so nemmeno quale sia la fonte dello spavento, se fantasmi, quindi non so assolutamente nulla. E soprattutto non so dove sta sto cazzo di. Radioactive tracer fluid, where are you? Nothing but fast food. Should buy something healthier on my way home. Vabbè, l'importante è essere passati. Dove minchia è sto fluido? Porca miseria, oh. È un protagonista che non so proprio gestirsi un cazzo. Sarà nell'armadietto in bagno? No, non è neanche lì. Mamma mia, cominciamo alla grande proprio. Mamma mia. E io alla mattina presto simulator questo, non è un horror. Puttana miseria. Ma dov'è sto cazzo?
No, non c'è sto cazzo di cosa, proprio non si trova, non c'è dato a sapere dove minchia sta. Ah, ecco. Magari con un po' di luce capisco che cazzo sta succedendo, ora che ci penso. È una bella idea. Ma non c'è niente. Stiamo iniziando il gioco e siamo. In che senso sta saltando? Ti va a scatti il. Ti sta andando a scatti il gioco? La live? Fantastico, essendo un uomo non riesce ad abbassare. Ah, ok. Dove minchia è sto? Sarò io scemo, ma. Dove minchia è sta cosa? Sto liquido dei miei maroni. Si vede che probabilmente è un problema di connessione. Perché qui vedo che sta andando regolare. Tanto altri spettatori mi fa molto piacere, mi farebbe ancora più piacere sapere dove cazzo è sto liquido. Uff, no, veramente. Non posso essere così scemo io, di mio. Aspetta, a meno che non sia. No. Sono seriamente in difficoltà. Bel modo di cominciare una serie nuova, devo dire. Ma questo è un obiettivo. Uff. Dai, ma seriamente. Tracer fluid before I go see Sì, ho Dr. capito Mitch. se mi dici dove cazzo l'hai messo, cioè mi faresti anche un favore, bello mio, eh? Tutto il letto? No. Madonna santissima, oh. Ma non ci credo. Sembra un deficiente, dove cavolo è questa cazzo? Io sono Jacopo, scusami, ogni tanto l'ho. No, questo è un astuccio. Porca. Aspetta un po', fammi leggere. Niente di che. Dove cazzarola è questo? Peraltro perché non possiamo andare avanti, cioè siamo. Cioè stiamo già cominciando così. No, dai, seriamente, io sono. Ci rimango male quando cominciamo così. Grazie. No, dai, veramente, ma dove minchia è sta cosa? Non è che sotto il cuscino, però non. Oh, eccolo dove cazzo era. Possiamo andare che. Non so come si succhi una moneta, però va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato sto cacchio di cosa. Adesso andiamo avanti.
prova ad abbassare la cioè prova ad abbassare la risoluzione tua della live, forse per quello, lo sai? Ma intanto grazie per l'host, Gabriele, che ogni volta... You know how we sell calendars? You should get one. I have one! I just never write anything in it. Vabbè, voleva dire che sarà per un'altra volta, grazie. Ricordati, sabato prossimo lo vedrete su YouTube, come sempre. Replacing Ashley already? That was quick. No, it really wasn't. We've been understaffed for weeks and you know it. I guess it's been a while. It really has. Like, a month on? Anyway, get the scan done, get good news from the doctor or whatever, come down to the store, say hi to the new guy, and lunch is on me. Thanks, Jesse. I really appreciate your support. Don't want to replace another minion. That's not funny. It's a little funny. No. No, it's not. Bye, Jesse. See you later. Come si fa? Ah, per abbassare la risoluzione? Aspetta che te lo dico perché io non... Nelle impostazioni. La rotellina sulla... La rotellina in basso a destra. C'è l'opzione qualità. E dovrebbe abbassare la... Dovresti poter abbassare la risoluzione da lì. Comunque, dicevamo, il nostro... Hello? Dr. Munchie? Non mi sembra uno studio in attività. Magari un po' migliore adesso. Thought this place would be busy. Dicevo, il... Abbiamo un protagonista che sta sopportando un lutto, ma soprattutto sembra abbia dei problemi in testa. Place, right? Must be. Let's just call Munchie real quick. Chiamiamo sto dottore che il posto non mi sembra molto promettente, stiamo proprio partendo col botto. Ecco, siamo chiusi fuori, questa proprio mi serve. Qualche appunto per dimenticarlo, ok, quindi dobbiamo cercare come al solito, se le solite situazioni del manga di sti giochi. Era, mi immaginavo, io sto, questo andando a 1080 60 frame al secondo, è normale che magari qualcuno non abbia il... Oh, che l'ho vista 2501, ok. Allora, mettiamo sta password e andiamo avanti. Ecco, adesso inizia ad assomigliare a un... Ah, ecco. Si può correre. Noi siamo nella stanza sbagliata, quindi andiamo avanti. Oh, eccoci qua. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon, complimentoni, Jared, per la pettinatura, signor dottor Munchie. Miei... In che senso non è ancora dottore, scusate? It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Ok, allora aspettate un secondo perché la natura chiama e qui c'è freddo. Torno subito.
ok, ho fatto sparire 3 persone dalla live perché sono un idiota, però purtroppo c'ho la vescica che c'ho. Parliamo un po' con questo dottore. We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. Ah, perché la questione danni cerebrali non la vogliamo neanche trattare. Va bene. Cazzo, siamo in buone mani, devo dire. Vabbè. Tanto, peggio di così come vuoi che vada. Speravo di non doverlo fare, ma il freddo inizia a farsi sentire. Eccoci qua. In modalità stupratore seriale. All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Oh, così, di punto in bianco. Ok, non è dove eravamo. È già sta cosa puzza. Cazzo se puzza, ma tanto, eh. Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny. Allora, non è la stessa macchina, non è lo stesso posto. La domanda sorge spontanea, dove minchia siamo? Ok, c'è qualcosa che non va. Decisamente. Omniche. La domanda sorge spontanea, come ci siamo finiti qua? Ma so per certo come ce ne dobbiamo andare. Quindi se non vi dispiace, ok. Saltando ma non esce uguale, ok. Non la possiamo rompere, quindi niente, di qua non si va. Sta iniziando a scattare anche qui adesso, eh. Cali di frame rate pure qui, sento roba che camminano. Un gioco che va a scatti. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we're leaving on power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Ma soprattutto di che cazzo stanno parlando? Che è la cosa più importante. Ok, qualunque cosa sia non mi interessa. Un pettine, vabbè. No. Niente di importante, ogni tanto mi va a scatti sto gioco, ma dettagli. Vabbè, gabinetto, niente di che.
questo che cacchio è? Domidificatore, vabbè, niente di importante. Robo-doc. Boh. Allora, macchine. Portale dovrebbe essere aperto, esatto. Io non mi fido mai nella... Ok. È normale che succedano ste cose? Per sapere, dico, cioè... Questi suoni strani... Stiamo già partendo male, ragazzi, Che cazzo era? Con quale bestia abbiamo a che fare, per l'amor del cielo? No, qua dove eravamo prima? E siamo tornati indietro, ok. No, qui non era aperto prima. L'ho aperto io. Boh. Qui è ancora chiuso, ok. Dove siamo entrati prima? Ecco, qui non era aperto. Questo posto. No. Questa è la porta? No, cioè il lucchetto, niente da fare. Aspetta, se sto andando piano, ma voglio capire cosa sta succedendo e dove devo andare, soprattutto, che è la cosa più importante. No, questi non servono a nulla. Perché mi stai suggerendo di accovacciarmi, computer? Da chi devo scappare, tipo? E ci sto finendo davanti, vero? Vero? Sì! Credo, non so se era necessario andasse così, ma nel dubbio io scappo. Vorrei gentilmente capire che cazzo sta succedendo. Credo di essere tipo moribondo. Non nemmeno ho capito che cosa siano esattamente quei cosi, E non lo capiremo subito, sicuramente. Io non sto messo bene perché sono ferito, si vede. Aspetta un po'.
L'Omnitool è un'interfaccia avanzata per accedere, gestire e controllare i sistemi informatici. L'intelligenza integrata include una setta aperta e comportata. Ok, un aggeggino di salvataggio, insomma. Ah, questo è l'inventario, cioè... Fammi comparire il tool. Che però non posso aprire, quindi che cazzo lo... Salve Aru! Grazie per la partecipazione. Cos'era quella cosa che ci è salita addosso 5 minuti fa? Che è la cosa più importante da capire in questo momento. Ok, ho visto una luce. Ho capito che questa serie durerà molto poco. Ve lo garantisco dal profondo del cuore proprio, perché se partiamo così... Partiamo così proprio. Me la godo che è una meraviglia. Non ne avete idea. Ok, no, è la stessa. Il discorso di prima. Sono un coglione. Sto perdendo sangue. No, ok. Madonna, i mega cagotti. No, questo è il bagno. Questa è la sala break. E qui è dove sono entrato, cioè dove ho iniziato. Che mi chiedeva un Omnitool, ok. L'ho messo, che devo fare? Ok. Era così che funzionava. C'è qualcosa che non va, decisamente. Qui. Cos'era quel rumore? Non facciamo scherzi. Postazione pilotaggio in... sfilza di numeri e di varia natura che... non mi porta a nulla. Ok, questo non lo posso riprendere, penso. Wrong, or someone didn't want you in there. Then what do you do?
You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer, for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Datum. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Ok, questo non lo possiamo riprendere. Almeno sembrerebbe, quindi lo lasciamo lì e ce ne andiamo. Qui non era aperto. Perciò occhi aperti, perché vuol dire che quella cosa ha aperto la porta. Dana miseria, io lì non ci passo. Ma proprio manco per il cazzo. Io vado da un'altra parte completamente, proprio neanche ti cago. Vabbè, scorrere Omnitool, non ce lo fa usare. Niente da fare. Mi sa che ci tocca, eh? Sì. Dobbiamo passare di là. Qua c'è quella bella cosina illuminata. Un portellone che non si apre. Siamo dall'altra parte dove eravamo prima, giusto? Giusto, sì. Ok. E a cosa è servito? Sono proprio sicuro al 100%, ma credo un cazzo. E non ho la minima idea di dove dovremmo andare. Questa porta è completamente spenta. Ok, siamo calmi. Deve essere qualcosa che è sfuggito, per forza. Guarda che questa non si apre. Probabilmente non sarà il massimo del divertimento vedermi, però... Capitemi, mi sto addentrando in luoghi sconosciuti che non avevo mai attraversato fino ad ora. Comunque cosa sia fa danno. Più di quanto non ne avessimo già fino adesso. Questo invece no. Allora, mi devo essere perso per forza qualcosa. Perché devo pensare che quell'Omnitool si possa togliere per usarlo, perché c'è quella porta che me ne chiede uno. E quindi se tanto mi dà tanto... Dai che sono andato? Sono andato proprio da un'altra parte, non era qui! Non ci vedo una sega, tra l'altro. Ah, ok, quando arrivo si ferma. Sbagliando tutto, sono tornato indietro come un idiota. So che non è la cosa più intelligente correre in un gioco del genere, però se lo possiamo fare, facciamolo. Allora,
ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Ah, ecco cosa c'era. Ok, dovevo metterci i cipozzi per mandare a, per aggiornarlo. Ok, non c'è nient'altro. Ok, adesso lo possiamo prendere e usare per aprire quella porta dall'altra parte. Ok, bene bene, mi ci vorrà un po' per capirlo, lo ammetto da subito. Per chiaramente ci sono in tutti i giochi queste meccaniche a noi sconosciute. Ok, cerchiamo di capire cosa cazzo sta succedendo in questo mondo. I monitor non ci sono di grandissimo aiuto. Mi ripeti un attimo quella, la parte delle macchine psicotiche, così per sapere, giusto per farmi un'idea. Disegnini di forme di vita, Marie. Nulla è accaduto, tutto è come era prima, stesso silenzio. Bene, cominciamo con le robe criptiche, è diventato Lost. Gestura e copre di nere chiazze pesci mostro di WAU. Sono troppe cose che non capisco. E giustamente sono anche troppe cose che mi spaventano. Andiamo avanti, va, che è meglio. Capiamo in che merda ci siamo cacciati. Questa non si può aprire. Che ma che... Ah! What was that? Ma che cazzo? It doesn't hurt anymore. Ok, immagino fosse una roba per curarci, ma... ma cazzo me lo spieghi? Facendomi vedere una creatura ignobile. Vabbè, comunque, grazie mille. Bene. Io ho già una vaga idea di quello che sta per succedere qui, perché tanto... vuoi che non li conosca questi giochi? Mm? Che non mi facciano cagare in mano in questi bei posticini. Mm? Appunto. Quel cazzo di cosa, qualunque cosa sia. Manca solo che mi ha sentito.
Qualcosa mi dice che ci sto andando in... gli sto andando in bocca, vero? No. Io è chiuso, mamma mia. Ho un moderato cagotto per ora. Siamo a... a livelli da cagotti inconcepibili. Ok, questi non si aprono, quello sì. Però gioco, questo autosalvataggio buttato a cazzo di cane ogni volta non è che mi faccia proprio piacere, eh? Eccoci qua. Centrale geotermica. Ok. Ciò non ho... Che cazzo è quella cosa che sta... frugando il computer. Non mi vede, non mi vede, ok. Hey, can you hear me? Tieni pure a parlarci, cioè. Vedi che cazzo è, ci parli pure. Mamma, è Frankie di cortocircuito, ma che cazzo? Il fatto è che non ho idea di cosa devo fare in questo momento. Segnale radio bloccato. Ok. Ok, facciamo la cazzata. Non mi considera neanche, ma che... mi ha implorato di non farlo, che... ma che cazzo? Abbiamo ucciso questa creatura. Cosa dovrei fare? Scusate. Oddio. Seriamente? No, non è una combinazione. Aspetta. Dovrei provare una cosa? Ok, era così. Ok, sta ripartendo tutto. Vedo che quella cosa si sta muovendo. Quindi se non ti dispiace io me ne andrei. Sembra... ok, niente, come l'ho detto. Posso andarmene? Parrebbe di no. I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now?
It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Ok, era una sedia, mi stavo spaventando per niente, abbiamo vinto anche un trofeo. Ok, dice di andare di sopra. E ovviamente devo fare la strada larga. Perché se no che cazzo di gioco sarebbe se la strada fosse dritta, no? Ciostri. Allora, si piazza ma un save point tra capo e collo che mi blocca il gioco. Vabbè, fai un po' come cazzo vuoi. Ah ok, però c'ho il cosino per curarmi. Che cazzo? Puttana troia, scappa veloce. Qualunque cosa faccia quello, non ne voglio saperlo. Io me ne vado, grazie, arrivederci. Magari un po' più veloce, zio, che... Ecco, appunto. Cazzo. Allora, non è lui che mi ha... È il vapore che mi stava... Ok, prendi la rincorsa. Affanculo di nuovo. Prendi la rincorsa, metto... Ah no, ok, devo salire di nuovo. Quella cosa non mi segue più? Ok, devo aprire anche la... La leva qui. Ok, chiude su e chiude giù e apre su. E così via. Si è fottuto tutto qua. Non comprendo. Altro di questi... Riesci a spiegarmi che cazzo è successo qua dentro? Giusto per avere una vaga idea, tipo, eh? Qui non possiamo operare nulla. E qui nemmeno. Comunque cosa stiamo cercando? Diciamo comunque cosa stiamo cercando. Ah no, c'è una porta anche qui. Con un cadavere, bene. Sempre meglio, eh? Oh God, he's dead. He's dead.
Carl Semken. Ignoriamo chi sia e cosa facesse, però condoglianze a lui e alla famiglia. Qui non si passa, trema tutto, soprattutto. Ok, si può salire da qua allora. Non so se è una buona idea effettivamente. Aprire questa porta vedendo che è polacco, ma ormai. No, non ce la fa neanche aprire, proprio perché c'è acqua dappertutto. Quindi dobbiamo riscendere giù. Niente da fare. Quella non si apre questa nemmeno. Mamma mia. Vorrei dire che dobbiamo passare davanti al... al pattuglio difettoso. Possiamo neanche interagire, è meglio, perché non ne ho intenzione. Credo che possa. Ma che cazzo? Non riesco a capire, come se queste macchine abbiano una vita propria, cioè siano... Non ve lo so spiegare, sono esseri umani dentro la macchina, non... Che cazzo era quel rumore? Devo salire diretto alle comunicazioni, ma non ho... Il computer prima non funzionava. Ah, merda! Fammi tornare indietro da quello lì! Ma porca miseria, ma... A saperlo che... sarebbe stato importante. Aspetta, questo non me lo... Power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting around. Sai che avevo fatto male i conti, vero? Un classico. Comunque non eravamo venuti per questo. 0722. Ok, vediamo un po' di usarlo e di capirci qualche cosa in più. Ok, gestione energia. Spegnere una delle sezioni indicate per indirizzare l'alimentazione al centro comunicazioni. Una è quella che abbiamo acceso da quella parte.
apposito controllo flusso, quelle sono regolari. Comunicazioni, devo spegnere una delle sezioni indicate. Una l'abbiamo vista ed è quella che era attaccata a quella specie di... Ah, ecco. Adesso possiamo entrare, prima non... Mi diceva che non era possibile, quindi non avevamo bisogno. Sistema sottoposto, se tirate la leva non sottene indietro, dovete proprio volerlo fare. Vaffanculo. Vaffanculo. Cazzarola. Ok, ho fatto una cazzata, scusate. Cazzo. Dai, torno io lì. È lì e mi sta cercando. Io non so dove devo andare. Mannaggia a me, sono incastratissimo adesso. Perché sono sicuro che mi abbia visto. Dove è andato? Qualcuno mi dica dov'è. Dove si sta sta facendo dei rumori allucinogeni. Ok, ce l'ho fatta. Sta guardando dall'altra parte. Va bene. Vai a farti fottere! Di gusto proprio! Mamma mia! Ti sognerò la notte! Sentiamo un po' questi... Questi audio hanno 2103? Ecco, un'altra cosa che non torna. It's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do.
catch you later. Hello? Peter, was it? Yes, I'm here. What's up? We're heading out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. What I like to hear. Quindi riassumendo, questi stavano cercando di scappare da questo posto maledetto. Come faccio a non capirli? Dicevo, ma qualcosa deve essere andato storto. L'apocalisse. New York, Lisbona, non... viene la collisione. Che è arrivato un asteroide sulla Terra mentre stiamo facendo fare la scansione dal dottore? Non ho capito. Input manuale richiesto. Ok. Ci mancava solo il giochino qua. Azzeccare la frequenza. Ok, non è stata una bella idea. Vediamo qui invece. Hey, qua pure peggio. Are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi Simon, I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? No. I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots, crazy ones. This is all so strange. You're telling me. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. Pure. What do I do? Messi. Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. Sa che mi devo muovere il culo, vero? No, troppo tardi. Non ce l'ho fatta. Ammesso che dovesse andare così, che non dovesse andare così. Ci voleva un bel pezzo subacqueo in un gioco del genere. What the hell? How is this possible? This is insane! Ma che?
aspetta, stiamo spostando una... Mi posso arrampicare, ma non ho capito cosa sia successo... Con le braccia! Cosa... Tipo, dove minchia siamo? Che è forse la cosa più importante. Siamo dentro un acquario, non ho capito. Corriamo particolari pericoli, quindi possiamo anche correre. Però la domanda rimane sempre la stessa: dov'è che dobbiamo correre? No, non qui. Non riesco a capire nemmeno come facciamo a respirare sott'acqua. Ci sono diverse cose che non ci sono state spiegate, devo presumere. Decisamente tante, se devo dirla tutta. Magari ci capiremo qualcosa. Continua a non spiegarci che minchia sta succedendo e come abbiamo fatto a finire qui da una seduta da un neuropsicologo. Io non ti conosco, ciao, arrivederci. Proprio ignorami, non esisto. Se n'è andato? Ok. Wally? Ci assomiglia pure, eh? Non capisco però. Vabbè. L'importante è che ci faccia luce. Allora, cos'è? Immagino non sia quello che stavamo cercando, assolutamente. Qualcosa in funzione, ma non... Per esempio non ci posso salire, non vedo scale, non vedo nulla. Sono tipo un ragno meccanico. Ho capito, devo andare avanti. Minchia, di nuovo lui?
stavo incastrando. Anzi, mi sono incastrato perché non va avanti. Ok. Stavo incastrando di nuovo. Cosa è sto posto? Già che sto salvando. È una buona notizia, vero? Sì, Shuttle Station, ce l'abbiamo fatta. Ah, grazie. Abbiamo un mini saldatore a disposizione. Molto comodo. Molto pratico, soprattutto. Sperando che non arrivi quella cosa che mi... che mi inquieta assai. Scorriamo l'Omnitool. Ma non succede un cazzo. Ah vabbè, devi chiudere dall'altra parte, giusto? Ah ok, ah. Depressurizzato e tirato via l'acqua. Poi siamo bloccati qua dentro, visto che non succede nulla. O no? Let's hope the shuttle still works. Ok, la luce non funziona sicuro perché non si vede una certa. Ok. Where did I get a flashlight? Ah, grazie mille. Molto gentile. Tracy? Come in, Theta. I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Somehow. Questo non promette bene per la nostra nave, che dobbiamo risistemare. Jesus Christ! What the hell? Non era la solita animazione, anzi. Ok, potenza è sufficiente, quindi dobbiamo giocare anche oggi anche qui al piccolo elettricista. Peccato che non possiamo andare da nessuna cazzo di parte. Oh sì, esatto. Dovevo aspettarmelo. Vedo luce, non è un buon segno, proprio per un cazzo. C'è una macchina che sta palpeggiando un cadavere. Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holly, tell them I need help. Okay? Amy needs help. No! Shit. Are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Quindi questi sono... è tipo Matrix, praticamente stanno usando... stanno usando l'equipaggio come delle batterie. È una roba abbastanza inquietante.
devo dirla tutta. Adesso dovremmo poter far partire tutto. Perlomeno provarci. Fammi indovinare, non siamo da soli? No, ok. Funziona tutto, mo. Grazie mille. Dai, ad Omnitron. Di Omnitron, scusate. Standby non è una parola che mi piace sentire in questi casi. Senti riparazione, camera di equilibrio allagabile. Pompa duplex, del tangente universale, perché tu le guarnizioni, chiave impatto, tubi adattabili per 4. Perché i tubi adattabili erano l'unica cosa... l'unica cosa segnata in... segnata in rosso? E via! Ok, la tipa è Lambda, giusto? E noi andiamo lì allora, no? Via verso nuove avventure! Ah, proprio me lo fa... Ah, ok, c'è anche una... c'è anche l'intrattenimento. Mi ha fatto il... che si stava distorcendo la voce, non è un buon segno, eh? E infatti... troppo bello per essere vero, tacci, oltre. Siamo morti? No. Vabbè, ma devo presumere ci si... ci mancava poco. Ok. Era tutto troppo bello. Ce la dobbiamo fare a peones. Il solito calo di... il solito scatto inspiegabile. Per fare questo un telefono, che? Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What's that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? E nessun Cristo che ci spiega cosa sta succedendo in tutto questo. Stiamo girando, stiamo brancolando nel buio. A
qualcosa prima ci ha fatto male anziché curarci, quindi vorrei capirci di più. No. Non riesco a comprendere, però finché ci ha aperto la porta, o perlomeno ci sta provando. C'è un rivolo, forse dovrò seguirlo, che ne... No. Devo seguire un bel niente. Devo andare di qua. Un bel salvataggio tra capo e collo. Ah. Farei anche quello così. Non ho capito cosa è successo alle braccia, più che altro. Okay. Fuck, I forgot the Omni tool back in the shuttle. Ma puttana troia, devo ritornare indietro. Non so perché, ma non è una buona notizia, vero? Dite le cose come stanno, va? Ditemi che adesso probabilmente per prendere quel cazzo di cosa dovrò trovare i peggio morti in giro per il pianeta, vero? Già la luce così. Cazzo è quello? Cioè, c'era una persona lì, l'avete vista anche voi. Spero che sia molto lontana quella persona adesso. Ma molto lontana, tipo a 20 km da me. Come minimo. Io vedo una luce là sopra che non mi piace proprio per un cazzo. Che ve la raccomando. Di nuovo un altro giro sott'acqua con tutto ciò che ne consegue. Ok, adesso dove dovrei andare? Perché qua è chiuso. Oppure ah, ecco, dovevo aspettare che arrivasse la scala. Siamo totalmente all'oscuro di quello che sta succedendo, non ci viene data una spiegazione. La torcia qui. E aggiungo soprattutto che questa torcia non serve a un cazzo. Questa è tutta la luce che fa. Aspetta, 350 metri, ok. Vorrà dire che continueremo a camminare. Quello che giustamente mi sfugge più che altro è... Vabbè, sembra che siamo già arrivati. No, 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 no. Ma me ne guardo bene. Proprio vai via, ciao.
qua, me ne vado io, pari. Non disturbarti. Ho trovato sta cazzo di Lambda. Ripressurizziamo il pressurizzabile. Aspettiamo che apra come prima. Ci ho messo di meno. Ok. Siamo dentro. Non ho la benché minima idea di che cazzo dobbiamo fare, però siamo dentro. Ok. Ecco cazzo, ma dove è andato? Aia. Non dovevo, vero? Sì, se mi spieghi che cazzo era quello, magari. Ti costa niente, insomma, eh. Prendi per il culo. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take anymore. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. All right, time for plan B. What's plan B? Oh, the Omnitool. The tool you inserted into the terminal. Oh, yeah, the door opener. Yeah, you can pull my Cortex chip and put it into the Omnitool. What's a Cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I need you to do this one thing for me. Yeah, all right. Thanks. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Oh, ecco qui. Let's give this a try. Si sta espandendo. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes.
It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Check the computer in the other room. Ah, ok. Pensavo di potermelo portare dietro. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. I told you. Go check the computer in the other room. Non sembra che nella cosa non colpisca nessuno il fatto che sia... Non credo intendesse qui, però, visto che ci siamo... Say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Battutone sui canadesi. Simon, I think it's back. Don't know if you can take another hit. Io vorrei capire più che altro cosa cazzo è quella cosa. Cosa faccia esattamente, soprattutto. Perché sono tornato indietro anche. Ok. Era questa l'altra stanza, sono io che ho sbagliato. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Ok, con Luca d'opinione. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor of that? I think it's really important we do this. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now, all we have to do is build the damn thing, and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Mm.
I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Però fuochino a giudicare dal... Ok, proviamo qua. Allora. Non è qui. Ma è qui. Ci siamo proprio. Più su. Oh, no. Perché mi ha... Vaffanculo, ho sbagliato. No. Uff, sti cazzo di comandi. Rifacciamo. In Africa, cerchiamo sto cacchio di... Ok, continuiamo. Sarà qui per forza, no? Infatti. Lo scannerizzano ancora più in dentro, sì. I found it. It's at a site named Tau. So close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni-tool. I'll just carry you there, and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber on that power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay, then. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Can I pull the Omni-tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Ok, abbiamo la coscienza di una attaccata nel... coso, nell'omnicoso. E adesso dobbiamo cercare un modo per spostarci. Questo dobbiamo trovare anche il posto dove passare, perché non c'è modo di muoverci. Questo è il bagno. Non mi sembra il caso. Ok, qua ci siamo entrati? No. Sembrava e invece no. Mi sa che devo uscire, vero? Dov'è quella cosa? Dovunque sia non mi incura, io me ne vado prima.
alzato genuinamente a gambe e me ne vado. Ciao merdaccia. Adesso devo andare a te. Devo andare ancora più avanti qui. Non più lambda ma teta. Ok. Andiamo avanti. Sembra una navetta. Sto per dire, non si apre, invece sì. Invece è più che aperta. Che succede? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Mi sembra stia andando. Decisamente. Ma direi proprio di sì. Sorry, it's dead. Oh no. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitour. There. Should help you get around. Great. Ok. E allora riandiamocene. È stato bello finché è durato. Solo che da dove dobbiamo passare adesso? Ok, di qua. Non vedo una ceppa. Vedo una serie di... Sono spaventato. Era un pezzo di lamiera. Devo pensare che la nave sia questa. Se tanto mi dà tanto. Dov'è? Merda, davanti a me. Devo scappare velocementissimo. Non so neanche che cosa sia. Dov'è? Dove è andato? Ok, forse possiamo andare avanti. Forse. Ok, se n'è andato. Ma non capisco cosa sia. Devo pensare che questa sia la QD. Quindi avviamoci al suo interno. Qua no. Qua sì, invece. Ah, ok, la posso salire lo stesso, la scappa. Vedevo le alghe sopra, pensavo fosse bloccata. Ok, dove si va? Cunicoli non è che mi facciano stare tranquillissimo, eh. Lo dico da subito. Devo pensare di non avere altra scelta. Ah, vabbè, mi ha fatto passare dall'altra parte, ok. Dov'è? Cazzo! È ancora lì?
qualcuno mi spiega che cosa cazzo è quella cosa? Non posso andare avanti a cagotti tutto il tempo, eh? Più domande che altro per finire adesso questo gioco. Perché sta cambiando la musica? Cosa mi dovreste dire? Cosa mi dovreste raccontare? Soprattutto dove devo andare? Direi, è quello che serve la torcia. Non fa uno straccio di luce neanche a pregarla. Ok, forse devo entrare di là. Sì. Seguiamo. Ok, questa è bloccata e saliamo più su allora. Questa si apre, ma che c'è? Un'altra porta con un'altra scala. Che è quella che si vedeva da, su, da, da giù, ok. Allora, non è neanche una vera scala quella. Beh, io dovrei entrare, se mi apre la porta per cortesia. Si blocca così perché deve salvare, è proprio il massimo della modernità proprio. Minchia. Giustamente non posso fare i miracoli. Ritrangate, chi ti ha detto di salvare? Così, per sicurezza, mi chiudo dietro le porte che mi sa che è per la mia salute mentale il caso. Cazzo. Salta coglione. Perché non... Affanculo anche tu. Apriti cazzo. Dai. Madonna. Sono tornato indietro. Lasciamolo andare, va. Ma veramente, guarda.
qualcuno mi spieghi dove devo andare. Merda, di nuovo. Vabbè, ma che cazzo. Dove... sì, ma che comandi del cazzo per aprire le porte. Torcia serve a qualcosa, è il caso di dirlo. Merda. Quella cosa. Devo pensare che sia qui, visto che sta sfarfallando. Puttana. Ma che cazzo. Perché non salta ogni volta? Porco Giuda, però anche tu. Uff. Se qualcuno mi... vabbè, fanculo, un altro vicolo cieco. Vaffanculo anche tu. Cambia qualcosa? Sì, che si sta inclinando la nave. Non capisco perché. Dove cazzo è? È quello che serve, io glielo tiro. Proprio... vaffanculo, è qua. Dimmi che ci passa dritto. Dai. Ci passi dritto, vero? Vero? No, vero? Vaffanculo. Se qualcuno mi spiega come mi devo... subito. E anche velocemente. Dai, muovi il culo. E lui dov'è? Forse ce l'abbiamo fatta, sì. Mi sembra proprio il massimo della condizione, però chi se ne frega. Uff. Madonna mia. Are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Landa. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill.
Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Devo andarci per forza, vero? Che bella la vita. Che divertimento. Non so nemmeno dove sia la sala macchine, perché non c'è una cazzo di mappa in questo gioco. Si sono guardati bene dal proportela. Manco una scritta che ti dice sala macchine di qua. No, se ne sono guardati bene. Sono guardati proprio bene sti stronzi. Per qui c'è il muro, ok. Sta minchia di sala macchine. Vediamo di fare con calma. Nemmeno. La macchina in questa nave di merda. Siamo tornati all'ingresso. Quindi no. Dove sarà? Torno sempre qui. E qua non c'è niente. Ci siamo già stati.
qui è dove c'è la scala per salire, ma non c'è la traccia neanche a pagarla di una sala macchine o di qualunque cosa possa vagamente somigliarle. Il senso dell'orientamento che mi ritrovo sarà una... casino brutto e siamo di nuovo qua. No, mi sa che non sono abbastanza lucido per poter continuare, perché se no continuo a girare in tondo come un pirla, quindi direi che come puntata d'esordio di Soma possiamo chiudere così. Se lo state guardando su YouTube, non dimenticate di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi. Iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.